Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Liberi.tv, Marco Marchese ritorna semplicemente da conduttore e per questa nuova e rinnovata trasmissione di Spazio Società Libera salutiamo e diamo il buonasera al direttore di Società Libera, www.societalibera.org. Buonasera e benvenuto Vincenzo Morita. Ciao Vincenzo, buonasera. Benvenuto. Ciao. Grazie. Erano un po' di settimane che non ci vedevamo su questi schermi e quindi adesso dobbiamo riannodare un po' di fila. Io parto subito con la prima domanda che ti faccio, in realtà è duplice. Da una parte, come se la passa Società Libera e che cosa state organizzando di bello? Tutto chiaramente in relazione al momento politico, perché la novità di oggi è che Bersani ha avuto questo difficilissimo incarico da parte del Presidente della Repubblica per cercare di formare un governo. Dalla mia voce e dal mio tono capirai un po' che sono scettico. Tu cosa ne pensi? Beh, come dire, non ci vediamo da un po' di tempo, ma non ci siamo visti appunto per non mischiarci con campagne elettorali e appelli vari di questi ultimo mese e mezzo. Oggi possiamo parlare più liberamente, le elezioni sono fatte. Qualcuno dice che li faremo a breve, molto dipenderà evidentemente da questi giorni. Io che cosa ne penso del... Peraltro scusami, noi ci eravamo lasciati con quella notizia della tua disponibilità alla candidatura per la lista Mestieri Giustizia e Libertà. Poi sì. Però, non per colpa tua, ma in Calabria, ahimè, per la non ce l'abbiamo fatta a raccogliere le firme necessarie. Quindi ripartiamo da lì. Questo è dispiaciuto a molta gente, è dispiaciuto anche a me, perché come dire voleva essere una testimonianza e dare una mano agli amici radicali in Calabria, ma voleva essere anche un'occasione per parlare di alcuni temi, vedisi il crimine organizzato che è il nostro cavallo di battaglia, in cui durante la campagna elettorale non se ne è sentito parlare, come tutti sanno i temi della campagna elettorale sono stati ben altri e, come dire, non si è parlato di alcuni snodi fondamentali del nostro vivere quotidiano, ma oramai la campagna elettorale è andata e lasciamola stare. Mi facevi la domanda su Bersani, dicevi che eri molto scettico, altrettanto posso confermare che anche da parte mia, anche da parte nostra, vi è un scetticismo, se oserei dire totale, su questo incarico a Bersani, perché abbiamo assistito ad alcuni sbagli e errori anche tattici da parte del segretario del PD subito a 12 ore, come dire, da che abbiamo conosciuto i risultati elettorali. Cioè, quindi, a me hanno insegnato, io che mi sono occupato di formazione manageriale, dice, ma che c'entra con l'attività politica? Hanno insegnato che nel momento in cui devi fare una negoziazione e devi portare avanti una trattativa, come dire, non devi immediatamente scoprire le tue carte. Dopo 12 ore, dicevo, che si sono conosciuti i risultati elettorali, Bersani apre al Movimento 5 Stelle e dice che, come dire, vorrà colloquiare solamente con questo movimento, escludente tutto il resto dell'arco politico. Beh, evidentemente ha dato una forza non insignificante a quel movimento e gli ha permesso, come dire, di avere l'atteggiamento e i comportamenti politici e non anche umani, se vuoi, di un certo tipo nei confronti dello stesso segretario del partito, e quindi si è autoindebolito, come dire, si è indebolito da solo nel correre dietro a quello che comunemente vengono chiamati i grillini. Il paese non ha bisogno di correre dietro ai grillini e via dicendo. Il paese, votando per Grillo e il Movimento 5 Stelle, ha voluto sicuramente dare uno schiaffo pesantissimo alla politica tradizionale. Peccato che la politica tradizionale non l'ha capito pienamente, non l'ha capito fino in fondo, per cui assistiamo, come dire, a delle cose ben poco significative, io oserei dire un po' misere, come dire, di alcuni personaggi, visto che l'ho attaccato ieri sera dicendo alcune cose molto chiare, Travaglio al nuovo Presidente del Senato, io mi permetto di farlo anch'io, come dire, non è un bel vedere, come dire, assistere al Presidente del Senato appena eletto che dice mi riduco lo stipendio
gli emolumenti del 30%, dopodiché Grillo gli dice no, vanno ridotti il 50%, lui dopo poche ore dice allora me le riduco del 50%, mi sembra di rincorrere il rimpiattino, non è questo che il paese ha bisogno, come dire, di dare questa immagine, come dire, molto condiscendente. Guarda, dicevi, però tutto sommato non è un cattivo esempio, o no? Sì, ma non, cioè, si magari, fa comando, ma non si fa comando. La forma... Ma non lo dire a me che nel 95, nel 2005 ho organizzato la manifestazione misconosciuta da tutti e dalla grande stampa in primo luogo in piazza del Duomo, in piazza della Scala a Milano, in cui io chiedevamo come Società Libera la riduzione dei costi della politica, ed eravamo nel 2005, cioè ti sto parlando di 8 anni fa, voglio dire, vanno ridotto sicuramente gli stipendi, va ridotto tutto quello che vuoi e via dicendo, ma non si fa a comando come i bambini, ti do una cosa, dopodiché questa cosa non mi basta, me la devi dare più grande, più bella, e dopo 2 minuti io te la do. Voglio dire, non attiene a un ruolo significativo di un personaggio che vuole fare il presidente del Senato. Ma al di là di questa polemica, dimmi, perché voglio dire, non è questo un'altra problema. Cosa. Tu adesso, diciamo, la funzione di controllo che questi deputati possono fare, perché i deputati del Movimento 5 Stelle hanno uno straordinario strumento in mano, hanno per esempio lo strumento dell'interrogazione parlamentare. Noi nella passata legislatura, nella 16ª legislatura, abbiamo scoperto che questo strumento è stato utilizzato pochissimo dai deputati, tranne i radicali, cioè solo i 9 parlamentari, anzi gli 8 parlamentari radicali, perché escludiamo Emma Bonino, vicepresidente del Senato, ma 8 parlamentari radicali hanno fatto praticamente un terzo di tutte le interrogazioni, i 2/3 di tutte le interrogazioni sono state presentate. Secondo te il Movimento 5 Stelle, in opposizione, visto gli strumenti che hanno, che ruolo possono giocare nel nostro paese? Non vedo un gran ruolo. Io sono un estimatore di Beppe Grillo per come ha condotto la campagna elettorale, per come ha saputo organizzare il malcontento in questo paese, per le cose che dice nel momento in cui critica evidentemente il mondo politico e non di questo paese. Lo sono molto meno nel momento in cui Grillo ci prospetta alcune soluzioni, perché le trovo contraddittorie fra di loro. Faccio un esempio per tutti: nel momento in cui dice che lo Stato, come dire, è invadente attraverso l'Agenzia delle Entrate, per esempio, è invadente per mille altre cose su cui siamo tutti. Noi come liberali non possiamo non essere d'accordo, dopodiché chiede la nazionalizzazione delle banche, come dire, allora, chiede la nazionalizzazione delle banche, come dire, da una parte riduco lo Stato e dall'altra parte lo potenzio, come dire, non ha nessun significato, come dire, portare avanti delle iniziative di questo tipo. Io trovo tutto molto contraddittorio e tutto molto prepolitico. Voglio dire, e tu non paese... so se hai avuto, non so se hai avuto modo di leggere il programma sintetico, il programma lungo del Movimento 5 Stelle, sì. Hai avuto l'opportunità di farti un'idea? Ti ripeto, ci sono alcune cose molto condivisibili, voglio dire, alcune anche molto estremiste, che però nascono, come dire, da un sentimento comune, diffuso e via dicendo. Nel momento in cui dice che, faccio un esempio, prima che mi viene in testa, i sindacati hanno una grossa corresponsabilità insieme al mondo politico, dice una cosa giustissima, dice una cosa politicamente scorretta, che nessuno oggi attacca il sindacato in Italia, come dire, come attacca il Papa, voglio dire, il Papa bisogna dire che è sempre umile, qualsiasi cosa faccia, quello precedente e quello attuale, bisogna rifarsi all'umiltà del Papa, che non si capisce che cosa voglia significare, ma anch'io sono una persona umile e non faccio il Papa, voglio dire, il Papa non si caratterizza per l'umiltà. Stop, Vincenzo, l'hai citato, dimmi. Non è colpa mia, non è colpa mia, l'hai citato. Chi ho citato? un commento su Francesco.
Commento su Francesco, al di là del piacere di trovarsi un papa che si chiama Francesco, e sento io un estimatore di Francesco d'Assisi da sempre, voglio dire, è molto presto, a meno che non ci facciamo prendere anche noi dalla retorica dei mezzi di informazione, della televisione e via dicendo, per dare un giudizio su questo papa. Il giudizio potremo incominciarlo a dare nel momento in cui, il giorno in cui, e mi auguro fra poco, e penso proprio fra poco, sceglierà il segretario di Stato. Con la scelta del segretario di Stato noi incominceremo a capire chi è Francesco. Se oggi vogliamo dire alcune banalità, è una brava persona, non si mette le scarpe rosse, è tanto umile, si appella ai poveri, ma voglio dire, è nella logica del papato. Voglio dire, non ho mai visto un papa che dice che si schiera con i ricchi e non è umile, e ha un brutto carattere, è indisponente. Voglio dire, abbiamo avuto dei papi meravigliosi da questo punto di vista, e poi voglio dire, il giudizio finale non è stato altrettanto meraviglioso per alcuni versi e poi alcune cose. Penso a Giovanni Paolo II, che è stato un grandissimo uomo, ha dato una testimonianza dell'uomo sulla faccia della terra meravigliosa. E il mio giudizio è invece non altrettanto meraviglioso sull'essere stata papa, di essersi comportata in un certo modo, no? Abbiamo avuto lo stesso Giovanni Paolo II, lo stesso Giovanni Paolo I, che ha fatto il papa per un mese, più umile di quello e via dicendo. Quindi voglio dire, scopriamo oggi l'umiltà di un papa, ma di fatto almeno negli ultimi papi, della seconda metà del secolo scorso e dell'inizio di questo, come dire, sono stati caratterizzati, come dire, dall'essere umili, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Giovanni XXIII e via dicendo. Quindi non mi appassiona l'umiltà di questo Papa, dire, non è un segno caratteristico. Aspettiamo, bisogna attendere, bisogna aspettare, e ripeto, il primo passaggio sarà la scelta del responsabile della Segreteria di Stato. Però tu mi hai portato fuori Capito. dal ragionamento che stavo facendo sulle elezioni. Io Sì, penso che questo, rientriamo sì, se subito. vogliamo rientrare, vogliamo, come dire, dare un senso alla nostra discussione, anche più ampia, via dicendo. Noi siamo partiti durante prima della campagna elettorale, che il PD doveva spopolare, il Partito Democratico aveva le elezioni, la vittoria in tasca a questa tornata elettorale. Dopodiché, a mio modestissimo avviso, l'accordo con Vendola, e alcune estremizzazioni, che Vendola ha portato, Vendola e quelli che chiamiamo i giovani turchi, che oggi sono intorno all'onorevole Bersani, hanno fatto sì che Bersani alla fine sbagliasse, come dire, il tiro, della sua campagna elettorale, e ci siamo trovati sostanzialmente ad una parità. Ma al di là dei numeri, adesso che scenario abbiamo davanti? Noi abbiamo un Partito Democratico che praticamente è attraversato da correnti sotterranee, e a maggior ragione di dissenso, e a maggior ragione se l'esplorazione di Bersani in questi giorni non avrà buon esito, noi che cosa avremo? Avremo un partito PD che è destinato un po' ad implodere, perché con l'arrivo di Renzi e alcune insoddisfazioni di fondo che si sono anche manifestate all'interno del PD in occasione dell'elezione di Grasso e della Boldrini a presidente della Camera e del Senato, esploderanno tutte. Con l'arrivo di Renzi, evidentemente alcune parti di quel partito non possono reggere, come dire, un cambio di 360 gradi su quella che è la strategia del partito e via dicendo. Quindi abbiamo un partito che è destinato, secondo me, a rinnovarsi molto e a frantumarsi molto contemporaneamente. Abbiamo un PDL, il quale ha dimostrato, come dire, che Berlusconi ha dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse stato ancora bisogno, che il PDL è lui, ha preso un partito che andava frantumandosi in mille rivoli, di 17 candidati avevano arrivato a un certo punto nel novembre scorso, pronti per fare le primarie, è arrivato lui, li ha compattati e li ha portati sostanzialmente a un pareggio col Partito Democratico.
Questo che significa? Che via Berlusconi, per una ragione qualsiasi, per una questione anagrafica, per una questione di stanchezza, perché decide di non farlo più, per una questione giudiziaria, perché è brutta quella storia di Napoli e di De Gregorio. Lì abbiamo un reo confesso che dice di aver preso dei soldi per cambiare casacca. Voglio dire, per una ragione qualsiasi. Però, via scusami, cioè, De Gregorio, voglio dire, ha vuotato il sacco 5 minuti prima che gli si aprissero le porte del carcere. Cioè, lui sì, con vuotando il sacco si è guadagnato gli arresti domiciliari. Che sì, ma non lo metto in dubbio, però voglio dire, resta il fatto che ha vuotato il sacco, e questo è brutto per l'uomo Berlusconi. Ma al di là degli affari giudiziari, adesso volevo arrivare a questo, a dire che cosa? A dire che anche il PDL non gode di ottima salute, perché via Berlusconi, come dire, l'avvio l'avevamo già visto nello scorso autunno, via Berlusconi noi avremo una decina di PDL, voglio dire, voglio dire che Alfano in qualche modo rappresenta l'eredità, l'erede politico di un uomo che si chiama Berlusconi. Alfano lo rappresenta ben poco in quel partito. Mi posso permettere una battuta? Cioè, Grillo ad Alfano l'ha sempre chiamato il guarda Gingilli. Ha perfettamente ragione, se vogliamo usare questi epiteti e queste espressioni. E quindi, se uno implode, l'altro, come dire, si frantuma. E arriviamo alla terza forza politica equivalente, che è quella dei grillini. Beh, signore, io dico che, come dire, se noi pensiamo di risolvere i problemi di questo paese, ma non solo i problemi economici finanziari dovuti alla crisi dell'euro, dovuti a una dissennata classe dirigente europea, perché forse, tanto per aprire una parentesi, forse alla classe dirigente europea, che va dalla BCE alla Commissione a quant'altro e via dicendo, non gli è bastata l'esperienza della Grecia. Stanno rifacendo gli stessi errori, stanno in qualche modo pregiudicando il futuro di tutti noi, anche per un debito di un piccolo paese, per i debiti e per le difficoltà di un piccolo paese, che è poi un'isoletta che si chiama Cipro e via dicendo. E quindi evidentemente gli errori non hanno insegnato nulla. Staranno facendo a Cipro le prove tecniche magari di quello che faranno, che ne so, a cascata, no? Portogallo, Spagna, Italia, speriamo, no? Può darsi. Fatto sta che abbiamo un problema dell'Europa, dell'Unione Europea, grosso quanto la casa. Io forse mi sembra di aver detto una delle ultime volte che ci siamo viste, nel momento in cui gli inglesi saranno chiamati, non si sa bene quanto, ma più o meno il primo ministro l'ha promesso, a un referendum non sull'euro da parte degli inglesi, perché come sappiamo continuano ad avere la loro sterlina, ma sull'appartenenza all'Europa, e l'Inghilterra e gli inglesi dovessero, come dire, pronunziarsi contro la permanenza della Gran Bretagna all'interno dell'Unione Europea, beh, come dire, avremo molte lacrime da versare in questo continente, via dicendo. Direi. Questo viene ancora molto sottovalutato. C'è qualche commentatore politico, ho letto qualche articolo qua e là e via dicendo, che dice, beh, chi se ne frega, poi in effetti l'Inghilterra non è l'Europa e via dicendo. Vuol dire che, come dire, anche la stampa e i mezzi di informazione hanno le proprie colpe e le proprie responsabilità, a furia di parlare assolutamente politicamente corretto, come dico io. Allora, davanti a questo scenario che va dalla crisi economica e finanziaria alla crisi dell'Europa in quanto tale, ha problemi di coesione sociale in questo paese. Questo è un paese, come dire, frantumato già abbastanza, impaurito, in cui ci sono sicuramente dei problemi, come si usa dire, per arrivare alla fine del mese da parte di milioni di famiglie e via dicendo, ma anche frantumato perché, come dire,
con la scusa di fare la lotta all'evasione fiscale, abbiamo una guardia di finanza scatenata a fare, come dire, delle apparizioni. Adesso parlo così perché mi è appena giunta una lettera di un cittadino italiano, come dire, vessato completamente dalla guardia di finanza. Sono tutti ragionamenti cui ci sarebbe bisogno evidentemente di una classe politica capace di sviluppare un ragionamento politico a vasto raggio, ad amplissimo spettro, capace di fare delle riforme. Se noi pensiamo, fammi chiudere solo Marco, sì, prego, prego, per 15 secondi il mio ragionamento, se noi pensiamo che tutto questo lo possiamo risolvere con le telecamerine, andando a spiare che cosa succede alla Camera, al Senato, e continuare a prendersela con questa casta che ha i peggiori difetti, ha le peggiori responsabilità, ma fondamentalmente, ma chi se ne frega se Grasso guadagna 9.000 euro o 18.000 euro, voglio dire, può anche guadagnare 18.000 euro, voglio essere completamente impopolare, e andrebbe benissimo se guadagnasse 18.000 euro, se però potesse dare un contributo, come dire, di idee, di serietà, fattive, come dire, per la risoluzione di alcuni problemi di questo paese. Se il mio percorso mentale è abbastanza chiaro e netto, come desideravo darlo in questo momento. Dicevi, Marco. È chiaro e netto. Mi chiedevo appunto se secondo te Grasso, poi dopo questo contributo, oltre, diciamo, a questo esempio che è evidente che a te non è tanto piaciuto, ma secondo te poi Grasso riuscirà a dare questo contributo al paese? Ma qualcuno dice, e penso anch'io, io l'ho scritto anche in una newsletter di Società Libera, perché subito dopo i risultati elettorali, qui non c'è da essere degli strateghi particolarmente brillanti per capire come stanno le cose. Se Bersani non ha la maggioranza al Senato, il governo non si fa. Se non si fa il governo e non possiamo sciogliere le Camere, perché il Presidente della Repubblica è nel suo semestre bianco e perché il Paese è nelle condizioni in cui è, bisogna fare un governo in cui, che sia guidato da una figura, io ho scritto politica, istituzionale, non tecnica, c'è bastato Monti per, come dire, anche lì, come dire, adesso dice che Monti ha sbagliato molte cose, tante cose e via dicendo. Io personalmente l'ho detto sin dal primo momento, come dire, che anche lì era tutto fumo, molto fumo e poco arrosto e via dicendo. Adesso sfondiamo una porta aperta, quindi adesso, al di là del giudizio sul mondo, c'è bisogno in questo paese che il Presidente della Repubblica trovi, scovi da qualche parte una figura di altissimo livello, di grande spessore istituzionale e politico, che intorno a sé sappia raggruppare le forze maggiori, come dire, di questo paese, per fare un governo che faccia alcune cose. E chi può essere? Può essere Grasso? Personalmente penso di no, perché non ha nessuna esperienza politica, mi sembra una figura un po' sbiadita, di secondo piano, che era già alla fine della sua carriera di magistrato, che non si è fatto, come dire, notare granché nel momento in cui è stato a capo della DIA, come dire, benedetto da Bersani, messo in lista, diventato senatore, diventa presidente del Senato, poi diventa presidente del Consiglio. Il paese non ha bisogno di queste scorciatoie. Scusa, dimmi. No, solo un brevissimo inciso, cioè, le ultime cose che hai detto hanno inconsapevolmente risposto ad una precisa domanda di Silvana, dalla chat, Silvana Bononcini, che proprio chiedeva se era opportuna la candidatura di Grasso, cioè era soltanto un inciso, perché questa risposta ha proprio coinciso con la domanda di Silvana. Alini è andato bene fino a fare il presidente del Senato, ma non ce lo vedrei come presidente del Consiglio, uomo di nessuna esperienza,
politica e devo dire di nessuno spessore politico altrettanto. Qui ci sarebbe bisogno, come dire, di un Draghi, qui ci sarebbe bisogno di dello stesso governatore della Banca d'Italia attuale, qui c'è bisogno, come dire, di qualcuno che sa dove poter e saper mettere le mani. E in qualche ma modo non che pensi, sia... ma non pensi che Draghi sia, diciamo, sovrapponibile come figura, ma anche a un governatore della Banca d'Italia attuale, no? Cioè, non pensi che siano delle figure sovrapponibili al tecnico Monti? No, al tecnico Monti no, perché, come dire, mi dico che questa è gente più operativa, ma al di là dell'operatività delle persone, il governo Monti, a mio avviso, non andava bene e non è andato bene, perché al di là del Presidente del Consiglio, per il 99%, perché ne salverei qualcuno nell'ambito di quel governo, si è circondato dai cosiddetti tecnici, voglio dire, che hanno dato la prova che poi hanno dato. Qui non si tratta di circondarsi di tecnici, e quindi io, ecco perché io dicevo, non penso a un governo tecnico. Qui si tratta di circondarsi di elementi politici stimati su più fronti e via dicendo, ma che vengano, che provengano dalla politica in qualche modo, per il discorso che facevo prima, perché qui abbiamo bisogno di gente che sa dove mettere le mani. Qui non abbiamo bisogno della signora Fornero o di massaie varie, anche se prima facevano le professoresse, diventano automaticamente ministro di qualcosa. Può andare bene la cancelliere, voglio dire, perché in qualche modo è una donna che viene dall'apparato dello Stato e in qualche modo, avendo fatto il prefetto per tanti anni, se gli metti in mano il Ministero degli Interni almeno sa di che cosa stiamo parlando, voglio dire. Il resto è teoria, come dire, è bella gente raccattata qui e lì con l'insipienza che poi hanno dimostrato per 13 mesi o che continuano a dimostrare ancora oggi. Ma dico, ne vogliamo parlare dell'ultima, vogliamo parlare dell'operazione Marò e dell'India commessa da questo governo, per capire, come dire, ci siamo tanti lavati la bocca sulla credibilità di questo esecutivo e via dicendo. Vabbè, adesso l'abbiamo persa a livello internazionale, perché ci sta mezzo mondo che ci ride dietro. Certo. Abbiamo fatto un'azione di forza finché gli indiani non hanno risposto a questa azione di forza con una ulteriore azione di forza, prendendo di fatto prigioniere l'ambasciatore a Nuova Delhi. Dopodiché gli abbiamo mandato stanotte due Marò e abbiamo spacciato tutto questo come una bella operazione in cui abbiamo mandato i due Marò indietro, ma non solo, l'India ci ha dato delle assicurazioni, ma non siamo, trattano il popolo italiano come un popolo di bambini, come dire. Ma guarda, noi purtroppo ci comportiamo come governo come se potessimo dire adesso boicottiamo l'India, cioè l'India, cioè, oppure come se domani potessimo boicottare paesi come la Cina, no? Cioè, ci scansano via ormai da quel dì. Vincenzo, guarda, ci sono rimaste esattamente 3 minuti e questi 3 minuti, se tu sei d'accordo, io li dedicherei a Società Libera. Qual è l'impegno di questo momento dell'associazione, dove siamo proiettati, qual è il prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento ti riguarda quasi da vicino, perché noi vorremmo fare in maggio un convegno sempre sul crimine organizzato, che è uno dei problemi grossi di questo paese, insieme agli aspetti economici e finanziari, e lo vorremmo fare in una terra di frontiera, cioè a Lamezia Terme. Ci teniamo molto a farlo a Lamezia Terme, per le ragioni che tutti possono ben immaginare, e in cui vorremmo continuare a portare avanti il nostro ragionamento di poco Stato, meno Stato o troppo Stato in alcune cose che non van bene, e poco Stato in altre in cui ce ne vorrebbe di più di Stato. Adesso scusatemi il giochino di parole, ma è così. Quindi questo convegno sicuramente in maggio, e così come a fine maggio presenteremo a Milano e a Firenze e a Roma l'11° rapporto sulle liberalizzazioni in Italia, che sarà quasi drammatico come resoconto,
Si è parlato di tante liberalizzazioni, di privatizzazione, proprio a proposito dell'anno scorso del governo Monte e via dicendo. Noi dimostreremo che c'è stata una sola piccola privatizzazione in tutto l'arco del 2012, e non ve l'anticipo, aspettiamo prima che esce il rapporto, perché è quasi una barzelletta questa unica privatizzazione che c'è stata in 12 mesi in questo paese. E dopodiché proprio lunedì avremo un incontro con i nostri amici francesi, perché molto probabilmente il 19 di ottobre daremo vita alla sesta marcia internazionale per la libertà e dei popoli oppressi. E qui Marco, penso che, visto che ne abbiamo parlato tante volte di marce e questa iniziativa a cui Società Libera tiene molto, penso che la prossima volta che ci vedremo in video penso di dare una bella notizia, perché stiamo lavorando presso il Parlamento europeo e forse per la fine di quest'anno riusciremo ad ottenere la giornata europea per la libertà dei popoli e le minoranze oppresse. Questo è di grande soddisfazione per Società Libera, perché un'associazione culturale come la nostra, al di fuori di qualsiasi gioco politico e via dicendo, con un impegno iniziato 6 anni fa oramai e via dicendo, forse porta a casa un significativo risultato, come minimo, come dire, di immagine e di incoraggiamento per tanta gente che in giro per il mondo si batte per la libertà. Direi anche perché sarebbe necessario, non dico stoppare, perché forse non ci si riuscirà nel breve, ma almeno rallentare questa cosa che fa veramente male al cuore, che sono le torce umane dei monaci tibetani che si immolano. Ormai sono più di 100 e onestamente ogni volta che sentiamo dai telegiornali dell'ennesima immolazione, onestamente fa male veramente al cuore questo. Guarda, l'indifferenza più assoluta. L'indifferenza di messa di informazione più assoluta. Esatto. E io direi di chiudere con questo ricordo di queste persone eroiche, di queste persone con le quali io non sono d'accordo sul metodo, ma per le quali ho veramente un profondo rispetto. Ci dovrebbe veramente trovare il modo di fermare questo fenomeno, perché i tibetani purtroppo non è rimasto altro che prendere il loro corpo e appunto con non violenza buttarlo proprio addosso, come se fosse un oggetto contundente, addosso al nemico, un nemico reale, un nemico che sta soffocando questo popolo e che è la Cina. Allora, io voglio lasciare le coordinate di Società Libera per contattarti, per versare contributi, per iscriversi a Società Libera, per essere sostenitore o per essere donatore. A proposito di finanziamento Libera, pubblico alla politica. Nel senso che Società Libera non riceve un solo centesimo dal pubblico. Nel senso che voglio dire che al di là dei partiti, del finanziamento dei partiti, molte associazioni, quelle che chiamano oggi fondazioni, che non sono altro che delle correnti di partito, come dire, attingono al finanziamento pubblico annuale anch'esse, voglio dire. Società Libera non ha mai partecipato a questa spartizione. Come dire, a questo mercato delle vacche che finanzia non solo i partiti, ma finanzia anche le fondazioni e le associazioni dei partiti o legate in qualche modo al mondo della politica. Società Libera è rimasta sempre fuori. Vive e vive sulle proprie gambe e con il finanziamento privato, con tutte le difficoltà che ci sono, anche perché sarebbe facile, voglio dire, anche con i contatti di Società Libera, trasformarla in uno di questi enti che poi dopo sguazza nel denaro pubblico, usurpandolo e sperperandolo spesso e volentieri. Allora, io darei l'indirizzo web, quindi www.societalibera.org. Vincenzo Lita ormai sui nostri schermi lo conosciamo,
conoscete molto bene, attraverso il sito lo contatterete via posta elettronica, via telefono, via lo strumento che vi aggrada di più molto facilmente. E diamo e date una mano a Società Libera perché, insomma, le iniziative di cui ci ha parlato sono estremamente interessanti e meritano sicuramente di essere sostenute. Vincenzo, io con questo ti saluto e ti ringrazio davvero, saremo qui tra qualche settimana per parlare nuovamente di te, di quello che fai, dei tuoi commenti sulla politica e di Società Libera. Un saluto e la linea ritorna a Donato Volpicella. Grazie a voi, arrivederci.